Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa a caccia di dividendi. Una notizia che sicuramente sarà balzata ai vostri occhi e se non è balzata ve lo dico io, è una notizia che riguarda Eni. Penso che tutti conosciate Eni, colosso petrolifero italiano. Allora leggo la notizia insieme a voi perché si tratta veramente di qualcosa, secondo me, di epocale per quanto riguarda Eni, qualcosa di molto molto importante e che potrebbe anche impattare gli attuali azionisti di Eni, tra cui ovviamente ci sono anch'io. Non lo nascondo che sono azionista Eni, penso che se mi seguite da tempo lo sapete, proprio poche settimane fa ha anche tra l'altro distribuito un dividendo molto corposo. E sono sicuro che molti di voi anche hanno Eni in portafoglio. Dai commenti che vedo, posso essere abbastanza certo di questo. Ma cos'è successo di così importante per Eni? Lo andiamo a vedere in questo video e cercheremo anche insieme, per quello che è possibile in questo momento, di capire cosa potrebbe succedere all'azione Eni da qui ai prossimi anni. Però mi raccomando, prima di cominciare, non dimenticate di mettere un like a questo video, aiuterete il canale a crescere ulteriormente e darete una piccola soddisfazione a me, anche perché dietro a questo video, insomma, c'è sempre molto impegno e molto studio. Quindi vi ringrazio per il consueto supporto che non mancate di darmi. E come sempre vi dico di condividere eventualmente le vostre opinioni nei commenti a questo video, anche perché appunto su questa notizia di Eni siamo molto all'inizio e bisogna un pochino inquadrare bene la notizia all'interno anche del contesto economico e finanziario di Eni stessa. Ma qual è la notizia? Un'altra Eni, ovvero parte un'IPO, partirà un'IPO probabilmente nel 2022, quindi un'IPO è, diciamo, un'offerta pubblica di azioni per l'attività retail e del gas and power. Quindi, in sostanza, l'attività retail, gas and power e delle rinnovabili di Eni verrà sostanzialmente scorporata da Eni e verrà formata una nuova società quotata proprio su Borsa Italiana. E si preannuncia una maxi IPO, quindi andiamo a leggere nel dettaglio la notizia. Eni ha approvato l'avvio dell'iter di offerta pubblica iniziale e la quotazione azionaria del business che integra le attività di retail, gas and power e quelle relative alle rinnovabili. Viene chiamato in maniera abbreviata Eni R&R. Secondo Eni, l'IPO è la migliore soluzione per valorizzare il business e punta a completare l'operazione nel corso del 2022. Ovviamente ci sono tanti mesi davanti, però ragazzi, il 2022 ormai è alle porte, il tempo vola rapidamente e sicuramente la quotazione dell'azione Eni ne risentirà anche in tempi abbastanza brevi. Il gruppo, viene detto però, manterrà la partecipazione di maggioranza nella nuova azienda quotata. Quindi, in sostanza, da quello che si legge, sembra che questo segmento di Eni viene in pratica spacchettato dall'azienda Eni come la conosciamo adesso, viene tolta e viene formata una nuova azienda e di conseguenza verrà quotata anche una nuova azione. Il gruppo petrolifero, si legge nella nota diffusa da Eni stessa, fornirà ulteriori approfondimenti sull'iniziativa, incluso il nome della nuova società, durante il Capital Market Day, programmato per il 22 novembre prossimo. Quindi fra un mese e mezzo circa, sapremo qualcosa di più nel dettaglio. Già lo scorso aprile, comunque, Eni ha annunciato l'avvio di un progetto strategico volto a definire il piano industriale e finanziario della nuova Eni R&R, con l'obiettivo di identificare la migliore opzione per massimizzare il valore di questo business. Ovviamente, come parte del più ampio impegno di Eni verso la transizione energetica e le zero emissioni nette. Sappiamo infatti benissimo che Eni, gruppo petrolifero importantissimo, una delle sette sorelle mondiali del petrolio,
impegnata in una transizione verde molto molto importante e ha l'obiettivo per il 2050 di diventare probabilmente leader nel settore delle energie rinnovabili. Dal punto di vista finanziario, poi si dice, la nuova società quindi sarà totalmente indipendente dalla vecchia Eni e avrà un proprio bilancio, un proprio rating creditizio che le permetterà di accedere al debito a costi competitivi per finanziare la crescita. E sappiamo benissimo che anche le aziende impegnate nel rinnovabile, le cosiddette green, hanno accesso a obbligazioni anche a tassi più competitivi, anche sul diciamo, effetto trascinamento dei nuovi fondi ETF ESG, quindi attenti all'ambiente, al sociale e alla governance, che tanto stanno andando di moda in questo momento. E io mi auguro che possano andare di moda ancora per tanti e tanti anni, perché c'è veramente bisogno di una maggiore attenzione all'ambiente e ovviamente anche ai temi sociali e di governance aziendali. Poi vengono dati alcuni numeri che magari possono dire tanto, possono dire nulla. Ad esempio Eni, quindi rinnovabili e retail, è in linea con l'obiettivo di sviluppare oltre 6 gigawatt di capacità rinnovabile entro il 2025 e oltre 15 gigawatt entro il 2030, con una base clienti destinata a crescere dai 10 milioni attuali ai 15 milioni nel medesimo arco di tempo. Un network di infrastrutture, di punti di ricarica per la mobilità elettrica, che probabilmente rappresenterà il futuro. Se a voi piace Tesla, di sicuro piacerà anche il sistema che andrà a rifornire le macchine elettriche, con appunto punti di ricarica che sono visti in crescita da 5.000 a oltre 30.000 nel 2030. L'EBITDA poi di Eni R&R è atteso in crescita dai circa 0,6 miliardi di euro nel 2021 a 1,2 miliardi di euro nel 2022, quindi un valore doppio rispetto a quello che dovrebbe essere quest'anno. La combinazione tra produzione da rinnovabili e business retail, spiega Eni nella nota, è in grado di creare significative sinergie di costo, di stabilizzare i flussi di cassa grazie alla combinazione tra generazione di energia e vendite retail. Ma quindi quello che ci interessa probabilmente in questo momento è quali ripercussioni ci potrebbero essere sull'azione Eni attuale che abbiamo in portafoglio. Allora, difficile da dire perché i numeri ancora non li sappiamo bene. Però sicuramente viene detto che Eni rimarrà comunque azionista di maggioranza di questa nuova entità e quindi a sua volta beneficerà degli utili della crescita della nuova entità. Con la IPO poi ci sarà anche probabilmente un forte incasso di nuova liquidità che andrà direttamente nelle tasche di Eni attuale. Come utilizzeranno questi soldi? Non lo so, ma probabilmente li potrebbero utilizzare per magari abbattere il debito che attualmente per Eni è abbastanza elevato. Questa combinazione di cose potrebbe di riflesso mantenere comunque conti in ordine per Eni e allo stesso tempo potrebbe vedere un flusso di dividendi costante e crescente come sta avvenendo, meno male, nell'ultimo periodo per Eni. L'anno scorso col prezzo di petrolio bassissimo ha dovuto tagliare il dividendo, ma quest'anno già si è ripresa. La nuova entità potrebbe avere quindi dividendi più stabili perché ha comunque un business più prevedibile e meno influenzato dal prezzo del petrolio. Allo stesso tempo Eni, che probabilmente a questo punto quindi si dovrebbe focalizzare maggiormente sul business del petrolio, che è vero è in declino, ma abbiamo visto quest'anno tutto sommato è ancora lontano da essere al tramonto totale. Potrebbe quindi focalizzarsi unicamente su quel business, potrebbe esserci quindi una sinergia di costo, un miglioramento della focalizzazione dei business, visto che vengono a crearsi due entità diverse sui due segmenti differenti, e magari anche il dividendo di Eni potrebbe stabilizzarsi
Proprio perché alla fine se incassa soldi e se dovesse abbattere il debito, potrebbe avere comunque minor dipendenza, diciamo, anche per quanto riguarda i flussi di cassa dal debito che deve poi ripagare. Comunque per adesso è tutto un divenire, non sappiamo ancora benissimo quello che accadrà, non sappiamo benissimo i dettagli della nuova IPO, però secondo me di sicuro il 22 novembre si saprà qualcosa di più dettagliato, quindi una data molto molto importante. Vi terrò ovviamente aggiornati. Se volete essere aggiornati, poi non dimenticate di schiacciare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo video. Insomma, abbiamo fatto un'analisi proprio dettata dalle poche notizie che si sanno attualmente. Se però vi viene in mente qualcosa, magari che non ho detto in questo video, fatemelo sapere nei commenti, perché secondo me è qualcosa di molto molto importante. Nel frattempo Eni vedo che sta reagendo positivamente anche sulla scia del prezzo del petrolio a queste notizie. Però ditemi pure la vostra. E anche per oggi abbiamo finito. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!